onore al merito di queste tre ragazze estremamente giovani, ma estremamente consapevoli già di che, quale sia la strada da perseguire. Sono state ricevute in prefettura le tre quattordicenne che nei giorni scorsi sul bus che le riportava a casa da scuola hanno ritrovato un borsello contenente 15.000 euro che hanno provveduto immediatamente a consegnare all'autista del mezzo, che a sua volta ha chiamato i carabinieri per rintracciare l'anziano che aveva dimenticato i soldi sul sediolino. Carla Albanese, Asia Carofalo e Maria Libera Solomita hanno ricevuto dalle mani del prefetto Rossana Riflesso, alla presenza del comandante dei carabinieri Domenico Albanese e della Guardia di Finanza, una pergamena come attestato di riconoscimento per il gesto compiuto. Riconosco i meriti anche delle famiglie di queste ragazze che hanno educato queste giovanissime vite a un futuro estremamente producente, secondo me. Non pensavo che sarei potuta arrivare a tutto questo e sono felice di tutto ciò che sta succedendo. Non ce l'aspettavamo, anche perché anzi pensavo che il portafoglio era vuoto, perché comunque i portafogli quando li trovi sono vuoti sempre, invece trovare quella cifra è stato bello, sì, per lo stesso momento, cioè non c'è manco stato il dubbio di dire prendiamoci, anzi, abbiamo subito portati. Noi abbiamo fatto solo un semplice gesto e non ci aspettavamo così tanto clamore. E mi sono felice perché almeno abbiamo avuto un po' di fama, abbiamo fatto capire ai giovani che c'è un po' di speranza in questa generazione. Ad accompagnare le tre quattordicenni anche i genitori, che non hanno nascosto il proprio orgoglio per queste tre ragazzine che si sono distinte per un gesto che di questi tempi è sicuramente una rarità. Per l'insegnamento che ci stiamo dando, penso, me l'aspettavo, è una ragazza molto brava, molto orgogliosa di sé, quindi pensavo da sempre che non poteva fare un gesto meglio di questo. È un gesto semplice, penso che tutti dovrebbero seguire questo esempio. Sua figlia, tra l'altro, nei prossimi giorni a Fumeri riceverà la cittadinanza onoraria. Sì, per noi è un grande onore questo. Sono fiera di lei, di questo che ha fatto. Davvero è un gesto straordinario. È la prima cosa che ha raccontato, ha detto: abbiamo fatto una buona azione, abbiamo restituito un portafoglio con dei soldi dentro, però non sapevamo la cifra reale di quel portafoglio. Questo era contenta di aver fatto questo bellissimo gesto. Loro l'hanno fatto col cuore, l'hanno fatto con ingenuità, però è un gesto che è partito dal cuore, quella è la prima cosa.